Lavoro e partecipazione. Il tour di UGL fa tappa a Pescara in Piazza della Repubblica. L'occasione per rilanciare la proposta di istituzione del Comitato di Partecipazione nelle aziende tra i 100 e i 500 dipendenti, un organismo di vigilanza eletto dai lavoratori, nell'ottica di favorire l'economia reale e la produzione contro le speculazioni finanziarie, ridurre delocalizzazione e precariato, aumentare produttività e salari. L'UGL è nelle sue corde la partecipazione, quindi l'applicazione dell'articolo 46 della Costituzione. Abbiamo già depositato in Parlamento una bozza di quella che è la nostra idea della partecipazione. In realtà vogliamo rendere consapevoli i lavoratori e i cittadini dell'utilità di questa applicazione della partecipazione, dell'articolo 46, che in realtà, ripeto, va declinata in modi diversi. Come pensa l'UGL che sia declinato? Nelle aziende fino a 500 lavoratori come organo proprio di partecipazione, quindi elettivo un dipendente, un lavoratore che partecipa. Da oltre 500 e fino a 1000 come organo gestionale e invece nelle aziende pubbliche inserirle proprio nel consiglio di amministrazione. Questo perché noi parliamo anche della sicurezza sui luoghi di lavoro. Avere all'interno dei consigli di amministrazione, comunque dell'organo dirigente delle fabbriche e delle aziende in genere, vuol dire avere una visione in più rispetto a quelle che sono le problematiche reali all'interno anche dell'azienda. Proponiamo che ci siano un maggior controllo rispetto magari una cabina di regia sugli organi di controllo nelle aziende. E soprattutto che sia possibile fare formazione sulle aziende più a rischio. Faccio un esempio, per esempio sugli edili, che sono quelli che maggiormente vengono colpiti dalle morti sul lavoro e comunque dagli infortuni in genere sul lavoro.